Buongiorno, ciao a tutti e bentrovati sul mio canale. Allora, oggi video acquisti. Vi voglio mostrare che cosa ho comprato dal sito Semplici Bijou. Ho fatto un bell'ordine grande, anzi, in realtà sono due ordini, uno piccolino e uno un po' più sostanzioso, perché sapete che io collaboro con René, con la scusa che ogni mese mi manda il kit, ne approfitto sempre per prendere le cose che mi servono e poi lei aggiunge ogni mese cose bellissime, quindi mi frega ogni mese e niente, quindi ora vi faccio vedere che cosa ho preso. Parto magari dalle cosine meno, diciamo, meno nuove, meno interessanti. Ho preso qualche colore di Super Duo che stavo finendo o comunque avevo bisogno. Allora, ho preso le Last Aeropac Turquoise, sono queste. Poi ho preso queste che non ho mai comprato prima, sono le Opac Luster Limon. Sono queste, cioè, bellissimo giallo, mi piace. Poi ho preso queste perché sono proprio senza, sono le Metallic Suede Blue, classico blu che uso sempre. Poi ho preso questo qua, Matte Metallic Silver. E poi ho preso queste che ormai sono diventate indispensabili, sono le Powdery Beige, ne ho prese due confezioni perché le uso praticamente sempre, quasi in ogni creazione, mi piacciono da morire. Poi ho preso qualche filo di cipollotti 6x8, 8x6. Non ne ho tanti di questa misura grande, ma mi stanno iniziando a piacere tantissimo. Li uso nelle mie collane di pietra dura, alterno le pietre dure con questi cipollotti. Quindi ho preso questo che è un bellissimo rosso. Purtroppo con le bustine si vedono un po' maluccio, comunque vi assicuro che sono bellissimi. Ho preso questo, poi ho preso il light rose che è bellissimo, questo anche questo ve lo mostro, l'ho già aperto per guardare e guardate che bello che è questo blu cielo, bellissimo light sky blue luster AB, fantastico. E poi questo che è il mio preferito, guardate che colore, sono fantastici, questi sono colore matite. Poi, sempre cipollotti, ho preso due fili 6x4 di questi due colori fantastici, il turchese satinato AB ed è un colore matte, mi piacciono i colori matte, lo sapete, e poi questo che è un senape luster AB, e anche questo ve lo mostro, guardate quanto è bello anche questo, mi piace tantissimo. E niente, mi dispiace aver preso solo un filo, ci penso sempre dopo quando mi arriva l'ordine, dico cavolo, almeno ne prendevo uno in più. Vabbè, prossima volta. Poi, sempre cipollotti, misura più piccolina, ho preso due colori che uso spesso e che mi servivano, il nero e il beige Luster AB, misura 4x3, vabbè, questi sono due colori classici. Poi ho preso questo filo di perle Light Sea Green che ho visto nel video di Lisa e ho visto che le ha prese e ho detto guarda che belle, non le avevo mai viste e quindi ho preso anch'io queste. E poi René ha inserito le perline da 3 mm di Bohemia e quindi ho preso questi due colori, Chalk White Teal Luster, confezione 60 pezzi e queste che sono un Aztec Gold. Bene. Poi Rockaille, come Rockaille ho preso una confezione di Tho 150 colorazione Metallic Cosmos, mi serviva un blu. Poi ho preso queste due bellissime, allora Permanent Finish Galvanized Spring Green e poi queste Permanent Finish Matte Galvanized Ocean Blue. E sono bellissime anche queste. Poi ho preso una confezione del mio oro preferito della Miyuki, le Duracoat Galvanized Champagne. Le stavo finendo. Poi vi faccio vedere i mezzi cristalli. Allora, ho preso questi che sono Opaque Turquoise AB, classico colore. Questi che sono i Sweated Gold Turquoise. Spero che si veda bene perché ok, questi guardate che colore questi stupendi, Halo Ethereal Events bellissimi, questi qua Suede Gold Tanzanite, anche questi molto belli. Poi
matte capri blu AB, stupendi. Poi questi che sono Saturated Dark Teal, questi sono i miei preferiti, non vedo l'ora di usarli. E poi questi, sempre colorazione suede co gold capri blu, anche questi molto molto belli. Poi ho preso, allora, una confezione di Gem Duo in questo colore bellissimo. Devo ricominciare ad utilizzarle le Gem Duo perché ne ho tantissimi colori, ma ho fatto pochi progetti. Questo è un colore che mi è piaciuto subito appena l'ho visto, il Gold Splash Opaque Amethyst, e mi piace da morire, guardate che bello. Poi ho preso le Wipe Duo, le ho prese in due colori. Ho preso il Chalk White Mint Luster, che è un colore che mi piace tantissimo in tutte le perline, in qualsiasi perlina lo prendo, e anche questo è un classico Chalk White Baby Blue Luster. Queste sono confezioni da 25 pezzi, belle belle belle. Poi ho preso le Drop Duo in questi tre colori che avevo finito, ho preso le Chalk White Champagne Luster, un classico che sta bene con tutto, e poi ho preso l'Aluminium Silver. Sempre Drop Duo, ho preso anche questa colorazione fantastica che è la Jet Full Be Matted. L'ho usata la prima volta per gli orecchini Mariposa, che è il progetto di collaborazione con questo sito, e mi sono innamorata, insomma, le ho riprese. Belle, 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 belle. Adesso qua ormai non ci siamo più. Poi cosa vi mostro? Beh, vabbè, allora ho preso un filo Miyuki. Questi qua sono i rotolini, quelli da 50 metri. Ho preso il color silver. Di solito prendo il bianco e il nero e stavolta ho voluto provare a prendere questo. Sapete che io non uso tanto questo filo, lo uso solamente per l'embroidery. Per l'embroidery mi trovo bene, per il resto, no. Poi ho preso gocce, ho preso questi due colori, misura 24x12, una coppia azzurro, in colore azzurro, una coppia verde. Sì, sono in resina e sono le mie preferite queste. Queste sono la mia misura preferita di gocce. Poi ho preso i cabochon in resina. E la prima volta, il primo ordine, avevo preso questo da 18 mm per fare il tondodoni di Burzi Creazioni di Antonella. Però ho sbagliato la misura, e questo era da 18, quindi ne ho preso nell'ordine dopo. Ho preso quello di misura giusta, l'ho preso in questo bellissimo turchese. Adoro tantissimo, questo misura 25 mm ed è appunto per fare il tondodoni di Antonella. Appena un attimo di tempo lo faccio, poi ve lo mostro. Il resto del materiale ce l'avevo a caso, per cui non ho preso il kit, ma sul sito trovate anche i kit e ve li consiglio, insomma. Poi cosa vi mostro? Vabbè, vi mostro le ginkgo. Ho preso qualche colore di ginkgo, sapete che mi piacciono molto le ginkgo e quindi ho fatto un po' di scorta. Ho preso il Bronze Pale Gold, eccolo qua, sono tutte bustine da 10 grammi. Bene, ok. Poi ho preso queste che sono stupende, non so se le avete mai viste, ma ve le straconsiglio. Il colore è il Chalk Azzur Blu, è bellissimo, mi piace da morire, non vedo l'ora di usarle. Poi ho preso queste che è il Polychrome Mix Berry, belle, classico jet. Anche questo, un colore classico che è il Chalk Beige Luster. Questo sta bene sempre con tutto. Poi vi mostro, sì, dai, vi mostro queste. Poi René ha inserito nuove perline e io, quando ci sono le nuove perline, le prendo sempre. Allora, ha inserito le Chevron Duo. Queste sono le Bronze Pale Gold, confezione da 15 pezzi. E sono queste perline qua. Mi ispirano molto, devo dire. Di più, hanno una forma che ricorda vagamente le Ava, però mi ispirano molto di più queste, quindi boh, vedremo cosa ne uscirà. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro subito. Aspettavo di girare il video per usare il materiale. Adesso che lo sto girando, poi mi metto al lavoro. Allora, Beige Luster. Poi ho preso queste che mi piacciono un sacco, sono le Polychrome Blueberry. Poi ho preso queste, sempre Chalk Azzur Blu, un colore che mi fa proprio impazzire. E poi ho preso anche le classiche Jet, sempre 15 pezzi. Belle,
Bene, qua non ci sto veramente più. Ok, poi altro nuovo inserimento sul sito sono le coin. Non le avevo ancora comprate, anche se ho visto vari progetti in giro con queste perline. E René le vende in confezione da 4 pezzi, sono praticamente queste perline che misurano 14 mm. E, ho preso giusto tre colori, ho preso le Etched Jet Full Labrador e sono queste. Poi ho preso le Etched Jet Full Marea e queste che sono sicuramente le mie preferite, Etched Jet Full Matte AB. Eccole qua, guardate che colori, cioè fanno proprio pensare al mare. Ok, bene. Adesso vi faccio vedere, vabbè, i rivoli. Allora, mi sono presa qualche altro rivoli da 12 mm. E sono divisi in due bustine perché in un ordine ne ho preso due, poi ne ho presi altri quattro. Questo è un colore che mi piace da morire. Li ho presi da 12 mm. Questi sono i Golden Shadow. E come qualità sono, cioè, è una qualità pazzesca, cioè proprio ottimi. E li uso tantissimo proprio questi rivoli e hanno una luce, guardate, sono bellissimi. I migliori rivoli in vetro li vende sicuramente René. Quindi ve li consiglio anche questi. E poi li ho presi anche in color crystal. Ho preso sempre due pezzi. Ok, poi altra novità, non è una novità, però è da un po' sul sito. Sono gli chaton della Preziosa da 8 mm. E sì, sono bellissimi. Allora, sono sul lilla, tanzanite, light sapphire. Poi questi rose opal e questi che sono i blue zircon, che sono i miei preferiti. Qua ce ne sono pochi perché li ho già usati. Io li realizzo, li uso, cioè li uso, sì, li uso in questo modo con le coppette che ora poi vi mostro. Le prendo sempre da René, ci metto la farfallina in acciaio, le coppette sono in acciaio e questi piacciono sempre tantissimo. Di solito ne regalo un paio alle clienti che acquistano da me e quelle, diciamo, le clienti che spesso acquistano da me si trovano questo regalino nel pacchettino e piacciono sempre un sacco. Cioè, boh, sono le cose semplici ma che piacciono sempre. E niente, quindi questi sono gli chaton della Preziosa, cioè sono fantastici. Bene, ve ne tiro fuori uno giusto per farvi capire quanto sono belli. E poi sono veramente economici. Mi sembra che costino 25 centesimi l'uno. Guardate, mi dispiace per la luce perché sto usando la luce artificiale perché fuori piove, ma credetemi, sono uno spettacolo. Ma tutti i colori, eh. Io gli ho tirato fuori questo che è il mio preferito, ma anche questo, cioè, dai, che ve ne faccio vedere un altro, giusto per. Non voglio tenervi qua 2 ore attaccate al video, ma aiuto. Eccoli qua, cioè, guardate anche questi, stupendi, bellissimi. Anche questi ve li consiglio. Poi, vabbè, ho preso due rivoli Swarovski, questa è la colorazione Burgundy Delight, una delle mie preferite. Li ho usati per un paio di orecchini, io sono solita ricomprarli subito quando li uso e quindi ho fatto un paio di orecchini, quindi li ho ricomprati. Poi vi faccio vedere la minuteria. Allora, appunto, vi parlavo delle basi a coppetta. Quelle di René sono stupende, sono le migliori, io le compro ogni volta che faccio ordini da lei. E sono anche economiche, oltre ad essere quindi di buona qualità, sono anche economiche, quindi meglio. Sono in acciaio inox e sono bellissime, fatte molto molto bene. Queste, poi ho preso questi, come si chiamano? Chiodini a pallina in acciaio. Questi misurano, non mi ricordo quanto, comunque 50 pezzi. Poi ho preso, sapete che io uso quasi sempre minuteria in acciaio perché mi trovo meglio con l'acciaio. E ho preso delle monachelle chiuse, queste misurano 33 x 12,5, ho preso 5 coppie. Non sono amante di questo tipo di monachelle, ma secondo me con un bel progettino piccolo e utilizzate in un certo modo, secondo me rendono. E quindi a breve farò anche un progetto con queste perché appunto voglio usarle.
Poi ho preso dei pernetti, sì, ne ho presi 3 coppie in color acciaio, perni a cuori in acciaio, ho preso 3 coppie e ve li faccio vedere magari, eccoli qua, sono fatti così, hanno il forellino sotto, quindi si può agganciare la creazione sotto, mi piacciono un sacco, e li ho presi anche in oro. Vedete, sono uguali, solo color oro. Anche questi ho preso qualche coppia, ecco qua. Poi ho preso 2 spezzoni di catena strass. A me piacciono molto le catene strass piccoline, queste sono appunto da 2,2. Non le uso, cioè non so usarle, però vorrei cominciare a fare qualcosina, insomma, lo dico sempre a ogni video acquisti, io compro questo per fare, compro, però alla fine non ho mai tempo. Vabbè, comunque intanto le ho prese, ho preso il dark red, ve lo mostro, è piccolina piccolina, è base argento, questa è bellissima, sono bellissime. E poi ho preso questa acqua marina che mi piace ancora di più, questa è base oro, sempre 2,2 mm come misura ed è fantastica, guardate che bella, mi piace moltissimo, so che non si vede tanto dal video però vi assicuro è molto molto bella, quindi ho preso anche queste. Poi ho preso qualche elemento in ottone, soprattutto per una cliente, le ho promesso che quando avrò un po' di tempo libero mi metto a farle qualcosa al Brick Stitch. Lei ha una passione sfrenata per gli orecchini Brick Stitch, le ho detto che sono una pippa, però insomma lei mi ha detto no dai, ti impegni, magari se ti impegni ci riesci. Ok, quindi quando sarò un po' più libera cercherò di realizzarle qualcosina. Allora ho preso questi, sono in ottone, 50 mm, ho preso color oro, ne ho prese due. Cioè, una coppia, scusate. Poi ho preso 2 coppie da 35 mm in argento. Ancora qua, 2 coppie sempre a 35 mm colore oro. E poi ho preso anche i quadratini. Ho preso una coppia perché non saprei neanche da dove iniziare a lavorarli. Vabbè, vedremo insomma. Bene, questo è tutto quello che ho preso. Ora vi faccio vedere gli omaggi. Allora, René mi ha omaggiato di questo tessuto, questa finta pelle per fare il ciondolo tondo Doni e la ringrazio tantissimo perché fa sempre comodo. E poi vi mostro anche il resto degli omaggini che ho messo qua, che avevo già visti, però vabbè. Ok, allora mi ha mandato questa coppia di goccine in cristallo, bellissime, colore, un bellissimo colore. Poi, chiodini in acciaio, questi sono con la base piatta, io avevo preso quelli con la pallina, questi sono a base piatta, utilissimi. Perle da 4 mm. Cipollottini, la mia passione, questi piccolini, dovrebbero essere i 3x2, questi, piccolissimi, in questo color sul viola, belli belli. Poi ancora cipollotti, mi ha mandato questi 3 colori. Allora, Dark Violet e Lastra B, questo non ce l'avevo e mi piace un sacco. Di solito non trovo mai cipollotti sul viola, quindi ottimo. Color petrolio, vabbè, questo è un classico che adoro tantissimo e questo invece è uno dei miei preferiti, il verde pino, stupendo, l'ho già preso varie volte da lei, quindi grazie. Poi mi ha mandato queste Rocaille 110, sono penso un silver line amethyst, un colore tipo quello, molto molto belle e utili soprattutto. E infine mi ha mandato anche questi charm con la scritta Made with Love, questi li uso sempre per chiudere i pacchettini o da aggiungere a qualche bracciale, quindi grazie mille. Niente, questo è tutto quello che ho preso da René. Vi ricordo che vi lascio il link del sito nel box di informazioni qui sotto al video. Spero di non avervi annoiato, vi mando un bacione grande e vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao!